La nona sinfonia di Beethoven è per tutti i direttori un grande banco di prova, come sono del resto tutte le sue nove sinfonie, che sono veramente le colonne portanti di tutto il repertorio sinfonico. Per un direttore sono tanto importanti quanto i capricci di Paganini per un violinista o i preludi di Chopin per un pianista. E quindi è uno studio che comincia presto e continua tutta la vita e ogni volta regala delle novità, delle gemme nascoste. Poterla interpretare per la prima volta in Italia e per la prima volta all'Arena di Verona, che è un teatro particolarmente a me caro, è un qualcosa di molto speciale, un appuntamento particolare di questa mia stagione musicale. È un'emozione grandissima perché in questa cornice dell'Arena, in questa speciale, in questo speciale anniversario, diventa veramente una responsabilità e un'emozione veramente grande che ci unisce tutti in un unico, diciamo, inno, ed è veramente bello. Sì, guarda, Arena di Verona è uno dei simboli più famosi di umanità, di patrimonio culturale di Europa, e la nona di Beethoven è uno dei pezzi più importanti nella storia di umanità. Allora unire le due in un luogo così speciale è fantastico, è emozionante. Sì. Well, for me this is my debut at the Arena di Verona, and it's a really exciting moment. Of course, this is the most famous theater in the world. It's really sort of an epic setting here, and it's really emotional to finally sing here. I admire so much all of the artists who have sung here, and to sing this symphony, which is such a grand scale, it's such a perfect setting for this symphony, so it's pretty special. Per me essere qui è un ritorno, è sempre un felice ritorno, e è una gioia essere qui per un anniversario così importante. Quest'anno ne ricorrono tanti e questo è forse uno dei più grossi, perché 200 anni, quindi. E il signor Beethoven, che non era uso a essere un grande compositore per cantanti, per voci, è riuscito a fare il capolavoro del secolo, del millennio, perché praticamente la sua nona di Beethoven entra nell'eternità, e questo è un privilegio poter essere qui a testimoniarlo. Come persona è un viaggio emotivo e spirituale estremamente intenso nelle corde più profonde dell'animo umano, proprio per il messaggio di fratellanza e di speranza universale. Come psicologa è anche in questo caso estremamente interessante, perché mi permette di osservare come dietro ad un tema estremamente così semplice, apparentemente semplice, come quello che arriva nell'ultima parte della sinfonia, in realtà ci si arrivi dopo pagine di grandissima intensità emotiva, esattamente come dietro ad una performance importante c'è non solo talento e grande preparazione tecnica, ma anche una grande preparazione mentale. Il testo è un testo importante, al di là del fatto che sia l'inno nazionale, l'inno, diciamo, europeo, è sicuramente un'emozione fortissima. È un impegno gravoso dal punto di vista vocale, e quindi, diciamo, ci sentiamo anche responsabilizzati molto, perché c'è un'attesa anche dal punto di vista emotivo e tecnico, dal punto di vista proprio vocale. La musica in realtà ci porta invece a dover considerare quelli che sono quella che è la 200 anni di bellezza di questa musica, che resiste nel tempo e resisterà nel tempo in eterno. È qualcosa che molto probabilmente può darsi anche che l'Arena chissà un giorno possa anche sgretolarsi, ma sicuramente non si sgretolerà mai questo messaggio che viene dato nella partitura, e questo è quello che noi vogliamo riuscire a far capire a tutti.